stasera faremo l'acqua cotta. L'acqua cotta è un piatto tipico laziale della Tuscia, praticamente. Andiamo a vedere, scusate, sistemo la ordro. Ecco, spero che... Allora, servono innanzitutto, è un piatto semplice, molto nutriente, una cipolla, questa è una... Diciamo, è la ricetta per 4 persone. Io però dimezzerò la ricetta, perché a me non piace l'acqua cotta, ma la faccio per Ivan e Calogero. Quindi una cipolla io ne userò mezza, 4 pomodori io ne userò 2, 3 pezzi di aglio io ne userò naturalmente 2, poi ci vogliono 2 patate, insomma, poi vedete voi, se ne avete grosse anche 3-4 patate. Bene, andiamo a prendere il mio famoso coltellino. Calogero, mi fai una cortesia? Gentilmente, andiamo a pelare le patate. Il piano di lavoro è stato disinfettato. Anzi, no, prendo questo, che non so dov'è. Mamma mia, ragazzi, scusate, torno su. Andiamo a pelare le patate. Levatemi ste gatti da sotto i piedi, perché io mi muovo e se becco un gatto, primo faccio male al gatto, secondo mi ammazzo io, e non è il caso, grazie, molto gentile. Scusate se rimango un po' in ombra, ma purtroppo Calogero non mi ha potuto montare la lampada giustamente, e quindi io... Scusate anche se sembro imbranata a pelare le patate, ma io ho sempre questo pollicione che mi fa male cane. Ah. Ok, mettiamo qua. Penso che 2 bastano, tanto per 2 persone, però. Io la magno, la magnate voi ed Ivan. Voi e Ivan. No, sto. Calò, io sto fuori con l'accuso stasera. Poi stanotte ho dormito un cazzo, serve. Sono elettrica. Allora, bene, scusate, ma questo pollice, guardatelo là, vabbè, non riesco più di tanto ad avere, anzi oggi riesco insomma a muoverlo un po' meglio. Andiamo a pelare e a togliere eventuali difetti della patata. Ok, questo che c'ha qua, naturalmente sono patate casarecce e hanno il segno della zappa. Vedi? Bene, vediamo un po' qua sotto come è messa. Infatti, eccola qua. Andiamo a pulire bene la patata, che poi andremo a mettere all'interno della... Allora, qua noi abbiamo la pentola in cui andremo a cuocere, giusto, Calò? Le patate e tutto il resto della verdura, che taglieremo non a fette ma a pezzi, come se li dovessimo fare arrosto, così e così, e andremo a mettere nella pentola. Vedete, togliamo a metà, cioè grossolanamente. Nerina, sa patate, mamma mia, ma mangerebbe tutto. Scusate se faccio, sì, sì, dai. Ecco, andiamo allora a pulire i pomodori. Tutto quello che si può mettere in una pentola e si mangia. Ah, vabbè, che se devono rompere, però. Andiamo a pulire i pomodori, io di regola li lavo, penso voi tutti, e andiamo a tagliare i pomodori sempre grossolanamente. Bara Calò, perché appena c'hai le mani libere la fai tu. Permetto che Calogero non l'ha mai mangiata, vero Calò? No. Questa è proprio l'acqua cotta tipica della zona della Tuscia, perché l'acqua cotta è un piatto tipico laziale, ok? Poi se la fanno anche in altre parti d'Italia ognuno avrà la sua variante, però è tipica del Lazio. Scusate. Poi dopo, adesso facciamo la parte dove mettiamo a cuocere in acqua e sale le verdure.
Mettiamo, oddio, l'acqua, gli spicchi. Che c'è stasera? Ti stai a perdere? Eh sì, però stanno a dire adesso in televisione. Anche l'aglio, e ci andavano tre, ma io ce ne metto due. Perché questa è per quattro persone, noi la dobbiamo fare per due, quindi per due persone, due patate, anche tre, secondo la grandezza, due spicchi d'aglio, secondo sempre la grandezza, poi giustamente se per quattro persone raddoppiate la dose, insomma, quello dipende da quante persone siete. Allora, mezza cipolla, questa me la metti nel frigo, no? Se riesco a tagliarla col dito così, grazie. Che tutta mi sembra un po' troppa, eh? Ah, ce la fai? Ce la provi? Ok. Io cerco di mettermi più luce possibile. Ce la fa papà, non c'è bisogno d'aiuto, guardate tu come sono ridotta pure io. Ecco, fatto, togliamo la prima pelle. Denudiamo la cipolla della sua prima pelle. Ecco, poi dopo qua naturalmente pulisco per la seconda fase della ricetta. Andiamo a tagliare la cipolla anche grossolanamente. Ah, mi è andato il succo della cipolla dentro la ferita del dito. Grossolanamente la cipolla. Madonna quanto pizzica! Chi? Vabbè, tutto stavi, raga. Io resto, scusate, ma rischio di tagliarmi la mano. Te la vedo brutta sto coso. Angelo! Mi sono commossa. Ma dai. Sì, tanto. Allora, qua nell'acqua cotta ci va anche il la mentuccia e il peperoncino. Sto piangendo. Io però purtroppo la mentuccia qua non è stagione ed è difficile che si trova. Io di solito la trovo all'interno del mio giardino. Quindi ricordo, pomodori, patate, cipolla, poi c'è chi la fa diversamente. Io però mi manca il peperoncino e la mentuccia, poi ci vanno altri ingredienti, ma vediamo nel passaggio successivo. Ora mettiamo acqua così e andiamo a cuocere. Perfetto, caro, scusa, mi dai urgentemente lo strofinaccio, non vedo più un Kaiser. Io mi emoziono sempre quando vedo più, dov'è? Mi emoziono sempre quando, grazie caro, che dovevo mettere al sale, mi emoziono sempre quando taglio la cipolla, è una cosa che non riesco a portarci su. Ecco, mettiamo un po' di sale, mi raccomando non esagerate, voi se usate quello, io praticamente lo metto come se dovessi salare la pasta, ecco, levatevi, madonna, guarda, ecco fatto, bene, andiamo, ecco come... Calò, un accendi gas, devo fare io grosso quanto è una casa. Mi dai l'accendino. Ma te l'ha appoggiato lì, quello rosso. Quello rosso non funziona. È andato. Allora, copriamo la pentola e mettiamo sul fuoco. Appena mi arriva l'accendino. È stata un'emozione così grande. Non riesco più a frenare la porta. Però sono stata stupida, lo stai, la dovevo bagnare prima, senti, io lo metterei su questo così come bolle, amore amore, ecco qua, ecco fatto, a fuoco insomma deve raggiungere, deve cuocere un po', quindi lo mettiamo, io ho sempre tutti i fornelli strani, ecco, giusto, e mettiamo sopra la pentola, la lasciamo qua fin quando non, è, non si cuociono le verdure. Va bene ragazzi, io vi aspetto, vi do appuntamento a dopo per il passaggio successivo, grazie. Ciao ragazzi, è stata una mia dimenticanza che prima di metterla sul fuoco, spegniamo un attimo, non lo so se ce l'ho l'accendino, prima di metterla sul fuoco, oltre alla cipolla, le patate, i pomodori, l'aglio, va messa anche la cicoria.
cioè dimenticavo l'ingrediente fondamentale della, dell'acqua cotta. Io ho preso questa congelata, ma se la, voi la prendete fresca, dovete prima sbollentarla, no? Ecco, la metto, se prendete questa a cubetti, calcolate che fresca ci vuole un chilo, oltre che la pulite tutta. Ecco qua, basta, che poi la cicoria, ecco, perfetto, mi ero dimenticata la cicoria. Bene, rimettiamo sul fuoco, vedo la stanchezza si fa sentire, mi dispiace, ma quello che è, eccola, rigogliamo il tutto, ecco, e rimettiamo su. Va bene raga, lasciamo fuoco medio, sennò poi ecco, e lasciamo così, ci vediamo dopo, le cambiate pazienza, mi ero lasciato dimenticato l'ingrediente principale dell'acqua cotta, Come abbiamo notato che in quel in quei cosi che ci ho messo prima, poi prendo lo scontrino tipo crostini, poi prendo lo scontrino e domani mattina vado giù, perché è vero, io la pago la roba e non la voglio con la muffa. Quindi l'ho tolti e ci vado a mettere questo, perché purtroppo ho solo questo. Ti bastano? Sì, 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 basta, basta. Io ripeto, sto facendo vedere il piatto di esempio, poi ne farò un altro per Ivan. Allora, andiamo qua. Una volta fatto questo, va preso, ripeto, ci va anche l'uovo, un uovo a persona, diciamo in camicia, così com'è, e lo fate cuocere. Poi prendete il tutto e versate sopra il pane, ok? Bieta, patate, chi più ne ha più, con tutto il brodo, ok? Non guardate la quantità del brodo, è troppa, non è troppa, no. Il brodo deve essere, far sì che il pane assorba tutto come si chiama, il brodo, ok? Quindi se anche ci fosse un po' più del brodo, io non riesco a spalmare, ecco, la bieta, la cicoria. Vabbè, però io sono arrivata stanca alla sera, a fine della serata, se permetti, ecco, dovete coprire il tutto e ridere. È cambiato, diciamo, metamorfosi. Beh, sempre... si fa l'assorbimento e diventa cicoria. Di cicoria diventa bieta. Buono, se non lo porto. Bene, lo lasciamo così 5 minuti, il tempo che il brodo venga assorbito dal pane. Bene. Poi una spolverata di parmigiano, di pecorino, quello che vi piace, e si va avanti, si porta a tavola e si mangia. Allora, io dovrei, questo lo metto qua, Carlo scusa, Allora, adesso usiamo la padella che ho preso io, dove sta? Da questa qua, se vedete che il brodo che c'era è stato assorbito, ma è poco per bagnare il pane, aggiungete un altro po' del liquido di cottura. Adesso, siccome la sottoscritta all'acqua cotta non gli piace, si è presa la paella di pesce, che tanto sicuramente qualcuno mi fregherà. In padella, io non vedo una mazza, scaldare uno o due cucchiai di olio in una padella abbondante larga da contenere comodamente il prodotto, versare il prodotto ancora sul gelato e cuocere a fuoco vivo per 6-7 minuti mescolando la mela. Ok, perfetto. Ai, scusate, la padella, scusate, ci stanno le molliche del pane dentro. Queste sono le padelle nuove, quelle che mi hanno regalato alcune componenti del gruppo per il compleanno, ma sono arrivate prima, vedete belle? Allora, senti Calò, l'accendino, non mi vanno a fanculo, ma non c'è sta. Io in qualche modo ho provato a fare come il pollice, questo è fuori uso, è scarico, non mi si accende, lo vedi? Allora, mettiamo un po' di olio, madonna, no, sono stanca, raga, scusate, Ok, perfetto, all'interno della padella, aspettiamo, giustamente, io intanto provo, ma è scarico, come ho fatto a cascare l'olio da qua, vabbè,
scarico, ne facciamo così, questo non mi ricordo mai qual è, eccolo qua, e andiamo a scaldare, prego caro, questo è buono ancora, a scaldare, ti consiglio di mettere il cielo di gialla, perché se tu ci metti per la carne, ok, mi prendi un mestolo, grazie, versiamo tutto il contenuto all'interno della padella. Bene, ora mescolando e rallentando forse avrò anch'io la mia cena. Bene, questa per adesso è la nostra cena, grazie caro. Aspettiamo che questa faccia il suo corso, dopodiché andremo tutti a cena. Io chiudo il video qua, vi lascio. Allora, questa è l'acqua cotta, quella che piatto tipico laziale che mangiamo noi, che mangiano loro stasera, perché a me non piace. Mio padre, mi ricordo che quando la faceva ci aggiungeva anche le fave, cioè lui più verdura ci metteva più gli piaceva l'acqua cotta, però la ricetta tipica è fatta così. Se non avete capito qualcosa, perché io stasera sono incoglionita, fatemelo sapere sotto i commenti e io vi rispondo. Non ride per favore e non te gratta, ecco, come vedete qua il brodo ha il pane ha assorbito tutto il brodo. Se ma che sono? I gatti fuori? Ma vabbè, va. Se poi c'è del brodo in eccesso lo scolate e buon appetito. Adesso andiamo, perché sennò qua gli diventa veramente un pancotto. Grazie, vedete che c'è ancora del liquido? Ecco, questo è la nostra cena, questo è il video, se vi è piaciuto poi qua pulisco. Scusate raga, ma io sono stanca morta, non ce la faccio più. Da noi si usa di vado di cenno, domo alloggio. Se il video vi è piaciuto mettete like per supportare il canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere aggiornati con le nostre uscite dei video. Raga, io vi saluto, vi auguro buona cena anche a voi, buonanotte, buona serata, buon tutto. Io non vedo l'ora da nel letto, perché domani sarà di nuovo una giornata impegnativa. Detto questo raga, mi raccomando, fate bravi, cotto e mangiato.